Aldo Moser, il capostipite della stirpe di ciclisti, si è arreso al Covid all'ospedale di Trento. Era nato 86 anni fa a Palù di Giovo. Professionista dal 55, in 19 anni di carriera una dozzina di vittorie, la più bella nel 59 al Gran Premio delle Nazioni a Parigi. La fotografia che ritrae i quattro fratelli, Aldo già affermato, Francesco giovanissimo, Enzo e Diego, racconta un pezzo di storia dello sport e della comunità trentina, così legata a quei campioni venuti dalla terra. Il fratello maggiore di una famiglia passata alla storia per le imprese ciclistiche era ricoverato da qualche giorno per complicanze legate al contagio da coronavirus. Si è spento questa mattina. Questa volta sotto il traguardo ha ripiegato le braccia e chiuso gli occhi per sempre. È sceso dalla bicicletta Aldo Moser, il capostipite della famiglia dei campioni. Se n'è andato a 86 anni, in silenzio, come sua abitudine. Una vita corsa a fianco dei fratelli, in tutti i sensi, in bicicletta come nella quotidianità. Talento purissimo, dotato di un'eccezionale resistenza alla fatica, pagava la scarsa dimestichezza con la velocità degli ultimi 200 metri. Una pecca che non gli ha impedito di scrivere pagine leggendarie del ciclismo. Il suo nome resta inciso a caratteri cubitali, soprattutto in due occasioni. La tappa del Bondone del giugno del 56 e il Gran Premio delle Nazioni del 1959. Sul Bondone era il boccia del giro, ma fu uno dei pochi, con Charlie Gaul, ad arrivare con le sue gambe dopo 242 chilometri da tregenda. Partito da Merano con le scarpe più piccole di due numeri, non si intimorì a sfidare il ghiaccio e la neve, mentre il grosso del gruppo saliva da Sardegna ammassato sui camion militari. All'arrivo non si spiegava come corridori staccati chilometri prima fossero giunti prima di lui, ma questo era anche il ciclismo di allora. Al termine di quell'edizione gli restò la soddisfazione del quinto posto in classifica. Nel 1959, al Gran Premio delle Nazioni, Aldo Moser si prese il lusso di battere Roger Rivier, il francese talento nascente acclamato campione delle cronometro. Dopo 100 chilometri e una rincorsa spettacolare, Aldo Moser vinse, spodestando Rivier dal gradino più alto del podio per 4 secondi. Corridore dalla carriera lunghissima, 20 anni, con 16 partecipazioni al Giro d'Italia, ha vestito due volte la maglia rosa. Nella sua ultima stagione da professionista, nel 1973, ha corso nella Filotex con tre dei suoi fratelli, Enzo, Diego e Francesco. Fu un passare il testimone, attento al talento di Francesco, ma con la tenta già Palù, la terra dei campioni.